L'ultima notte è la storia di Bea, una donna di mezza età che dopo tanti anni è costretta a tornare nella casa di famiglia dove vivono in condizioni di semi-isolamento e degrado i due fratelli minori, e il suo ritorno riporta a galla un passato scuro, traumatico, e scopre che i due fratelli condividono anche le stesse ambigue inclinazioni, diciamo. Allora, è la storia di un gruppo di persone che vive, si ritrova ad interagire in un contesto di semi-isolamento, quindi sì, di me nelle loro personalità c'è veramente poco. È una storia universale, questo gruppo potrebbe trovarsi come nella campagna emiliana, ma anche in montagna o in qualsiasi altro posto. E ho letto che è stato accostato all'horror padano di Puppio Vatti, e penso che con quel tipo di cinema possa condividere certe ambientazioni, suggestioni, ma c'è veramente poco in comune e non c'è niente di horror. Abbiamo letto diverse recensioni e ci sono delle recensioni che lo esaltano per questo motivo, che non c'è, non esiste. Ci sono dei altri invece che ci stroncano perché dicono ma non c'è questo horror, quindi, e lo giudicano e lo continuano a recensire, a giudicare come se fosse un horror padano, quindi è incredibile, ci sono delle recensioni che dicono una cosa e altre tutto il contrario. No, guarda, noi abbiamo iniziato il nostro percorso artistico in una realtà produttiva in cui il punto è questo: o scrivi un film e poi aspetti che qualcuno possa interessarsene e produrtelo, oppure ti allontani un po' da queste logiche produttive consolidate, ti attivi e giri il film con quello che hai intorno. Quindi noi abbiamo sempre fatto così e abbiamo fatto così anche con L'ultima notte, nella speranza che poi questo possa cambiare, perché non c'è niente di romantico in questo, non è che è una scelta, è un'alternativa al nulla e alla passività. Quindi, abbiamo fatto così con il nostro film precedente, che si chiamava Tempo Vivo, Tempo Morto, che mescolava un po' i due linguaggi di fiction e non fiction. Con questo ci siamo un po' spostati verso la fiction, cercando di coinvolgere un po' di più lo spettatore e speriamo di non essere costretti a lungo a continuare su questa strada e che qualcuno ci possa dare una mano. Ma io ho girato Tempo Vivo, Tempo Morto prima, che è la storia di due ragazzi trentenni in crisi di identità, in un momento anche di crisi sociale, si parla del 2008-2009, non c'è nessuna analogia in realtà con questo se non l'approccio produttivo, la troupe penso fosse ancora più ridotta, eravamo veramente in due o tre persone, e quindi sì, qualcosa di questo è rimasto anche in Ultima Notte, anche se abbiamo cercato di organizzare le cose per il meglio. E dal punto di vista espressivo, secondo me, abbiamo sempre ottenuto i risultati al di là delle aspettative proprio per questo. E speriamo anche che venga notato qui a Torino. No, non mi voglio rivolgere a nessun pubblico in particolare. Come ti avevo già anticipato, io scrivo solo ciò che è producibile, quindi mi guardo intorno, capisco che cosa posso sfruttare. In questo caso avevo una location, avevo tre attori di cui mi fido, in cui io credo molto, e quindi ho pensato di scrivere una storia che potessi realizzare con questi elementi. Allora, se dovessi scegliere tre aggettivi, direi sicuramente claustrofobico, poi direi passato, e senso di colpa.
È la mia prima volta al Torino Film Festival e siamo stati contentissimi perché il nostro piccolissimo film che abbiamo realizzato con un budget pressoché inesistente, quindi è stata veramente una sorpresa ritrovarci in una situazione del genere che stiamo vivendo con grande entusiasmo. Seguiamo le proiezioni, abbiamo già visto parecchi film e stasera avremo la nostra proiezione ufficiale, quindi siamo abbastanza carichi.